nostro amico Cristiano di Tribuna Stampa, a cui chiaramente facciamo anche noi i complimenti per la specialistica che ha raggiunto, insomma, che Ieri, ha l'altro ieri. conseguito l'altro ieri, se non erro. Ti volevo domandare su questo atteggiamento un po' remissivo, diciamo, a cui accennava Luca nella partita contro il Napoli. Io l'ho visto specialmente quando il Napoli ci metteva un po' di pressione, anche diciamo nel secondo tempo, quando la pressione era un po' più lieve. Insomma, questa Roma che preferisce passarla dietro piuttosto che provare una verticalizzazione, un passaggio alto, insomma, verso l'attacco, cosa che loro hanno fatto invece In continuazione, continuamente. sì, io l'ho vista la Roma un po' impaurita, una Roma che ha avuto troppo rispetto di una squadra che è più brava a palleggiare senza dubbio di te, che è più prepara, che è più squadra, che si vede che gioca da più tempo insieme. La Roma doveva essere un po' più arrogante, doveva tentare un po' più la giocata, doveva rischiarsela un po' di più. Secondo me questo è mancato e non doveva mancare e non dovrà mancare neanche domani, perché insomma la Roma, che è meno forte del Chelsea, se la deve rischiare, insomma, deve tentare, insomma, di provare il Domani colpaccio. anche tu, quindi sei per l'idea del rischio, del Sì, 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 rischiarcela. Io sì, sì. sinceramente sono per un'idea invece molto più Perché tanto un conservativa. punto, comunque te la giochi a Madrid, comunque un punto zero qua. Secondo me un punto zero uguale non ne sono così sicuro, specie se vedremo cosa farà Penso vinca. l'Atletico Madrid contro il Chelsea. Ah, No, contro il l'Atletico Madrid Chelsea, contro il contro il Chelsea, Chelsea, una contro il partita Chelsea. di ritorno, insomma. Non è Penso un maledetto. punto potrebbe essere invece molto molto Certo, ovviamente importante. firmo per sto punto. Fermo per questo punto, cioè, fermiamo tranquillamente, anche perché secondo me a noi sempre mancato un po' di presa di coscienza, no, della nostra reale forza. Io l'ho Sì, visto, insomma, con la partita contro il Lione, un Lione che va detto ora, l'Atalanta ha affrontato il Lione, ma è un Lione molto indebolito, Tolisso, insomma. Gonalon, La Lacazette, Lacazette. porco Giuda, cioè, perché da Dio, tutto il rispetto per la formazione di Gasperini, ma noi abbiamo affrontato un'altra squadra. E ci andiamo sempre con insomma, un atteggiamento un po' sbruffone, Sbruffone che ogni no? tanto ci Che frega, insomma. ogni tanto ci frega e ci ha fregato, voglio dire, ci ha fregato anche quella volta. Sì. E lo sappiamo benissimo, ne abbiamo parlato già, Molto basta, bassa, ferita stavo che si un'altra. può tranquillamente chiudere. E quindi appunto andrei là con un assetto difensivo un po' più forte. Userei tantissimo, chiaramente, Dzeko. Lo Dzeko userei tantissimo, si sentirà essenziale. solo Si anche domani. sentirà solo anche domani, ma il suo compito sarà proprio quello di prendere palla e tenerla sulla tre quarti e poi cercare di passarla a uno degli esterni. Mi pare la cosa più intelligente, lo schema che sicuramente poi non voglio rubare il lavoro Però a che Eusebio penso Di che farà? Francesco, eh? Penso che farà, ma io ho paura un po' in verità che. Cioè, io spero che faccia giocare Florenzi al posto di Bruno Pérez. Beh, io credo proprio di sì, spero di sì, Peccato è, in voglio attacco non abbiamo molte riserve, quindi insomma, dire. non Io abbiamo molte sostituti, insomma. spero proprio di sì, anche perché Bruno Perez penso non possa reggere il confronto né con Wallace né con Wallace, Hazard. così, lo si è inventato. Willian. William, scusa. Wallace sta Hazard. alla Lazio, c'è un Lazio. cartellino che vale qualcosa di meno, se non erro. No, con Hazard, William, con Moses, Hazard, con Pedro, insomma. Moses, con Pedro. E poi hanno anche un Morata Che che sta torna, giocando, che forse. torna forse sta e insomma, prima di farsi male, sta giocando molto molto Sta bene. giocando bene. Il Chelsea comunque è veramente strano che abbia perso contro il Crystal Palace. Ultima in classifica, 0 punti, 0 gol fatti fino all'altro Sì, ieri, eh. è Oh, 0 vero. gol fatti in 2 mesi. È vero, però è molto Cioè, 0 punti vulnerabile secondo fatti in me il 2 mesi. Chelsea, cioè se riesci a contenerli per la prima parte della partita, poi puoi tranquillamente pungere dopo. Perché perdono un po'. Torna il Sharawi domani. Con il Sharawi No, domani. torna il Ah, torna il Sharawi. Sharawi. Formazione secondo te? Domani gioca Allison, Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, E poi Dzeko. Dzeko, Sharawi, Perotti. Perotti, così vedremo se poi mister Di Francesco, come dire, darà ragione al buon Vogliamo dare i Alessandro. risultati Sì, al intanto volo? si diamo stanno più o meno tutti quanti al 70, quasi al 70esimo. L'APOEL sta vincendo in casa contro il Dortmund. Per le tue gioie? Per le mie gioie, ma questo è chiaro, con il gol di anzi, no, pareggio. Pareggio ora sul momento, mentre io Live. live. Pareggio del Dortmund 1-1, quindi gol di Poda al 62esimo, risponde al 67esimo il Dortmund 1-1.
Lo Shakhtar passa in vantaggio per 2-1 in Olanda contro il Feyenoord. Il City Napoli sempre 2-0, esce Insigne, entra Allan. E Real Madrid e Tottenham fermi sull'1-1, mentre lo Spartak di Mosca sta vincendo 3-1 contro il Siviglia. Quindi questi risultati. Allora noi andiamo a una pausa musicale, ci ascoltiamo Fat Bottom Girls dei grandissimi Queen con la voce di Freddie Mercury, e poi intanto ci metteremo in contatto al nostro amico di Tribuna Stampa Cristiano Montanarella. A dopo. Non mi preoccupate, gente!
un esploratore in Amazzonia ha scoperto un fiore capace di curare tutte le ombre del cuore. Compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Prendi una candela e una bacinella e l'acqua fai sciogliare, fa sciogliere il fuoco, bevitene un poco, ma non esagerare. L'elisir d'amore ti prenderà, l'elisir d'amore ti prenderà. Compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, qualcosa che fa bene al cuore. Compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Piccola pantera dalla pelle nera, regina del mambo, classica ragazza che ti guarda e passa nella giungla del metro. Prendi un poco di elisir d'amore, prendi un poco di elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene a cuore. Yeah, yeah, she is always in my corner, right?